episodi del 9 e 10 maggio della trasmissione televisiva Uomini e Donne su Canale 5 vedono il momento decisivo in cui Mario Cusitore sarà costretto a lasciare il dating show. Che cosa succederà dopo che Ida Platano non si è presentata in studio nella precedente puntata del programma? Il confronto e la confessione di Mario. Durante gli episodi, Mario si troverà a dover affrontare una situazione complicata dopo essere stato accusato di aver trascorso del tempo con un'altra donna in un BB a Napoli. Inizialmente, tenterà di negare queste affermazioni, ma alla fine ammetterà di aver mentito riguardo all'accaduto. Ida, la tronista, che fino a quel momento aveva creduto nella sincerità di Mario, perderà fiducia in lui una volta venuta a conoscenza della verità. Di conseguenza, Mario sarà escluso dal programma perché Ida non ritiene più autentica la sua buona fede, compromessa dalle sue recenti azioni. I dettagli e le dinamiche dell'episodio. Nel dettaglio, Mario rivela di aver incontrato la donna in questione al di fuori del contesto televisivo. Ma negherà di aver trascorso la notte con lei, tentando di minimizzare l'accaduto come un semplice incontro e non un tradimento. Nonostante questo, Ida non sarà in grado di tollerare l'ammissione di colpe da parte di Mario e, dopo un vivace confronto in studio, deciderà di eliminarlo definitivamente dal suo gruppo di corteggiatori. La conclusione dell'episodio è l'uscita dallo studio. Dopo aver eliminato Mario, Ida lascerà lo studio visibilmente sconvolta dalla situazione, al punto da impedire anche l'ingresso in studio a Pierpaolo, l'altro corteggiatore. Questa decisione riflette la profondità del suo disappunto e la delusione nei confronti di Mario. Prima di questi episodi, Ida aveva già manifestato il suo disappunto scegliendo di non presentarsi in studio. Questa scelta era stata influenzata dal comportamento di Mario e Pierpaolo, che lei percepiva come poco rispettosi e poco interessati. La sua assenza era stata un chiaro segnale di protesta nei loro confronti. Nel frattempo, Gemma Galgani aveva difeso Ida, criticando aspramente i due uomini per il loro atteggiamento e accusandoli di non considerare i sentimenti di una donna alla ricerca del vero amore. La situazione di Ida e Mario ha messo in luce la complessità delle relazioni all'interno del contesto televisivo di Uomini e Donne, rivelando quanto possano essere intense e imprevedibili le dinamiche sentimentali tra i partecipanti alla ricerca dell'amore autentico sotto l'occhio delle telecamere.